questa trappola si entra così. Un messaggio sul telefono. L'offerta di un lavoro, di un guadagno sicuro. E la promessa di una rapida ascesa. Il primo contatto arriva quasi sempre via WhatsApp. Come nel caso di Emanuele. Questa persona mi contatta e mi dice: ah, stiamo cercando per la Fiverr Svizzera delle persone da reclutare per un eventuale lavoro. Io, insomma, avevo appena perso un mio lavoro accessorio. Ho detto: vabbè, perché no? Proviamo, vediamo di cosa si tratta. Lei è Maria e la sua proposta arriva via Telegram. Era un'offerta di lavoro, un'offerta di lavoro da casa che ho preso in considerazione visto che sono a casa con i bambini tutto il giorno. Sospetti? Inizialmente nessuno, né per Emanuele né per Maria. Io avevo già il mio curriculum in diverse piattaforme di ricerca di lavoro da casa, quindi ho detto: ossia, hanno il mio telefono, hanno il mio curriculum, non era così strano. All'inizio mi ha insospettito, dopo però ho detto: vabbè, Fiverr, sono andata a vedere cosa fosse. Poi c'era anche la mia ragazza con me, dice: ah no, manca a me, mi hanno scritto, poi anche degli amici. Insomma, il tutto è plausibile. Come conferma al collega di cassa in Sturze, Florin Meissen, anche un terzo truffato, Peter. Pensavo di essere finito in qualche database. Ho pensato che non ci fosse nulla di male nel sentire ciò che avevano da offrire. Ho cercato il nome dell'agenzia in Google e ho visto che effettivamente esisteva. Queste strane offerte di lavoro stanno invadendo la Svizzera. Decine di migliaia di messaggi. Infatti è successo anche a me. Una certa Cristabella mi propone un lavoro semplice, intuitivo e da farsi online. Cristabella è una giovane ragazza premurosa e gentile. Come Maria, Emanuele e Peter, accetto la proposta e decido di esplorare il livello superiore. C'è una fase di training inizialmente che è durata comunque anche 4, 5, 6 giorni, diciamo un'ora, 40 minuti, anche un'ora e mezza al giorno. Ognuno ha un suo istruttore personale, un angelo custode. Quello di Emanuele si chiama Harriet, quello di Maria, Sara. Mi hanno detto di fare il login con il mio numero di telefono. L'ho creato e ho cominciato a lavorare. È un lavoro veramente semplice. Per Maria si tratta di recensire delle camere d'hotel, per Emanuele dei prodotti venduti online. Ma attenzione! Per poter effettuare la recensione bisogna prima simulare l'acquisto o la prenotazione, anticipando personalmente i costi, che al termine della giornata verranno poi restituiti. Partiamo da dei prodotti: bagnoschiuma, shampoo, sapone, matita, penna, gomma, sistemi Bose, videoproiettori, fino ad arrivare a materiale professionale. Su ogni prodotto si guadagna una commissione proporzionale al costo dello stesso. Più il prodotto è caro e più alto sarà l'anticipo per il finto acquisto. Più alto però sarà anche il guadagno. Quanto è arrivata a guadagnare? 800 franchi al massimo. I primi due giorni, i primi tre giorni più o meno. Il primo giorno ho anticipato 200 franchi, che a fine giornata ho riavuto, più un guadagno di 80 franchi. A quel punto i miei sospetti sono svaniti. Anche perché questi lavori sono proposti da agenzie di reclutamento esistenti, che in realtà sono all'oscuro di tutto. Come l'agenzia di Lucas Dubs, che ora lo scrive nero su bianco sulla sua homepage.
come autonomo è fondamentale per me mantenere una buona reputazione nella piccola Svizzera. E non voglio, come è capitato ai miei colleghi, essere inondato di recensioni negative. Questa cosa danneggia me e compromette il mio futuro. Dubs, infatti, è bersagliato da chiamate di clienti insoddisfatti. Alcuni mi hanno detto: sono così felice che tu risponda e dia informazioni perché stavo per cascarci. Anche le piattaforme su cui si svolge il lavoro sfruttano il nome di aziende reali. Loro si spacciano come Atacama. Io vado a googolare chiaramente Atacama e scopro che essere una delle 40 aziende leader mondiali sul analisi dei dati, data manager. Dico, vabbè, esistono e funziona. Ma si tratta di siti clonati. Come questo di Adecco. Quella originale non pubblicherebbe mai annunci con ripetizioni simili. Al termine della giornata di formazione, io ho guadagnato $100, che ho subito ritirato. Le transazioni avvengono per tutti in Tether, criptovaluta ancorata al dollaro e accettata, ad esempio, anche dalla città di Lugano. Io mi accontento e mi fermo. Maria Emanuele e Peter, invece, decidono di proseguire il loro viaggio a livello superiore. Peter, Emanuele e Maria vengono inseriti in chat di gruppo con presunti colleghi, tutti entusiasti del loro lavoro. Ecco qua, per esempio, Marta. Ah, che bello, ha ricevuto 2.700 di commissioni, guadagno. Il suo migliore dell'anno, e ha ricevuto il suo salario. Sembrava gente normale. Io ci ho provato a parlare con ognuno di loro in privato e nessuno mi ha risposto. I guadagni possono essere ritirati solo una volta completato un numero prefissato di recensioni. 40, il più delle volte. Ma dov'è allora l'inganno? È semplice. Per raggiungere le 40 recensioni, Peter, Maria ed Emanuele devono anticipare somme sempre più alte. Avevo anticipato già $5.000 e se non ne avessi pagati altri 10.000 non avrei potuto riscattarli. Insomma, li avrei persi. Fino ad allora era sempre andata bene. Peter versa così quella somma, ma per la recensione seguente scopre che deve sborsare altri $20.000. Che non ha. E così perde tutto. Anticipi e guadagni. Me ne venivano richiesti 17.000 per sbloccare i 10.000. E quindi lì, piano piano, dopo 10 giorni, 11 giorni, che da piccole commissioni arrivi a una somma grande, si innesca chiaramente anche un po' la cosa di gioco online, di gioco d'azzardo. Una volta che sei dentro, non vuoi perdere quei 300 franchi, non vuoi perdere quei 1.000 franchi, non vuoi perdere quei 3.000 franchi, e quindi vai avanti, quindi sei già talmente dentro che io, alla fine, per voler salvare 500 franchi, ho perso 7.700. Improvvisamente tutto appare chiaro. Chi offrirebbe, in fondo, lavoro su WhatsApp? Ma se i truffatori scelgono i messaggi, c'è una ragione. Le email hanno il vantaggio che il messaggio è leggibile anche dal provider e quindi possono essere filtrate in maniera efficace. Tutti noi oggi riceviamo molte più spam. Con WhatsApp è diverso, perché i messaggi sono crittografati. Quindi nemmeno WhatsApp stessa può leggerli e bloccarli. In Svizzera c'è una quantità limitata di possibili numeri di cellulare. La probabilità di azzeccarne uno esistente è 1 su 10. Quindi basta procedere per tentativi. Lavoro semplice, guadagno facile, finché improvvisamente il giochino non si interrompe, allora inizia la caduta. Per Maria significa 7.700 franchi in fumo.
Quanto incidono quei 7.700 franchi? Nella mia vita personale tanto, adesso mi devo mettere a lavorare perché ho un debito gigantesco, che per me è gigantesco, non avevo nessun debito prima, adesso ho questo debito. Per Peter le perdite sfiorano i 15.000 franchi. È tutto quello che ho risparmiato durante il mio apprendistato. L'intenzione era di tornare a studiare a tempo pieno, ora posso scordarmelo. Emanuele perde quasi 10.000 franchi. È molto facile cadere in queste trappole, perché in realtà pensi di avere il controllo. Pensi di sapere che, vabbè, la famosa frase smetto quando voglio. E invece no. Il controllo l'ha solo e sempre il truffatore. Lo ammetto, ho delle mie responsabilità, nessuno mi ha puntato una pistola per dire dammi i soldi, non sono stato rapinato, però son caduto in questo tranello, a mio avviso anche un po' raffinato, quindi può succedere a chiunque. Non esistono i soldi facili e se esistono e se arrivano volano via come niente. No. È una legge universale, non esiste questa cosa. Si stima che questo tipo di truffa abbia già fruttato 100 milioni di euro nel mondo. Ma che fine ha fatto la nostra tutor Cristabella? Vi ricordate? Era stata lei a proporci il lavoro. Proviamo a chiamarla. Hi Bella. Hi, how are you? I'm fine. What about you? I'm good. Where are you from? From UK. From UK? I'm a journalist and I would like to know more about your scam. You didn't even do the training to say that. But now I'm still busy, so I'll text you, okay? Finisce sempre così. Il truffatore se ne va e con lui i soldi. L'unica difesa che abbiamo siamo noi stessi. Evitiamo di entrare in quella trappola.